Indagare in profondità il mondo degli adolescenti, osservandolo però con uno sguardo più adulto, consapevole, ma ascoltandolo attraverso la voce diretta dei ragazzi. È proprio questo l'obiettivo del Premio Letterario Plus della Fondazione Ospedaletta di Alessandria, quest'anno giunta alla terza edizione, che continua il suo importante percorso mettendo in risalto la stagione più delicata della vita. Il concorso è aperto ad opere edite e inedite e si articola in tre sezioni: narrativa, graphic novel e racconto inedito a tema libero, di cui la Sestina finalista sarà pubblicata dalla casa editrice Punto a Capo. Proprio per quanto riguarda il racconto inedito, quest'anno il premio presenta un'importante novità. Abbiamo ritenuto che fosse importante premiare ulteriormente questi ragazzi e questo ragazzo o questa ragazza che vincerà questa sezione, aumentando il premio da 400 a 800 euro. Quindi questa è una novità assolutamente molto importante. Per il resto devo dire che ricalchiamo un po' lo schema delle prime due edizioni, però immaginiamo che nella terza ci sia una partecipazione ancora più significativa, ancora più importante. Confermiamo la presenza di Punto a Capo come editore delle opere inedite. È cambiata parte della giuria e ovviamente la cosa importante quando c'è un discorso di premio legato a un qualche cosa di benefico è importante ricordare che siamo al terzo. Anche per quanto riguarda la giuria del concorso c'è una nuova presenza, lo scrittore e sceneggiatore acquese Pier Domenico Baccalario, da sempre interessato alle tematiche giovanili, che come ha dichiarato il presidente Lulani permetterà di elaborare un approccio più innovativo alle opere in fase di gara. Ma Plus non vuole essere solo un premio. Tra gli obiettivi c'è infatti la volontà di sviluppare ad Alessandria un laboratorio al quale potranno partecipare professionisti che si occupano di temi complessi legati alla generazione Z. Perché proprio un premio letterario? Qual è il legame con l'attività benefica della Fondazione Ospedaletta? Sì, questa è una domanda che molti si fanno e molti mi fanno. Ci piaceva immaginare un percorso in abbinamento, assolutamente non alternativo, che lavorasse anche su quella che è lo sviluppo intellettuale, che è poi sanità psichica. In realtà questo non comporta una raccolta fondi, ma anche qui c'è una novità, perché quest'anno ci sarà abbinata al premio una raccolta fondi che verrà fatta proprio nella serata finale. Sarà una serata di premiazione, ma sarà anche una serata evento, una serata spettacolo, probabilmente in una sede più ampia, più grande di Palazzo Monferrato, e in quell'occasione evidentemente chi vorrà entrare dovrà pagare con una donazione.